Beh, innanzitutto stiamo, come dire, completando il posizionamento del sistema vitivinicolo calabrese nell'ambito internazionale. Merano è una tappa di avvicinamento, faremo anche il Pro Wine in Germania per parlare di vino, ma soprattutto diciamo, legare il vino al territorio. Stiamo costruendo questo percorso, è in fase diciamo, avanzata, lo completeremo al Vinitaly, ci sarà un Vinitaly particolare. I vini calabresi, anche in questa particolare diciamo, localizzazione, hanno suscitato grande interesse. Abbiamo come dire, costruito questo aspetto sia sui vini ma anche sull'enogastronomia, e l'aspetto dei vini e l'enogastronomia è il cavallo vincente diciamo, secondo noi della promozione. Accanto a questo ora bisogna legare il territorio, mostriamo i prodotti, mostriamo soprattutto i vini, c'è interesse, vini di qualità, dobbiamo praticamente coniugare anche l'olio e la filiera olivicola e dopodiché far arrivare diciamo, in Calabria chi deve gustare il territorio. La nostra forza non è tanto diciamo, nell'esiguità, nella produzione, noi abbiamo produzione di nicchia, la nostra forza è la rappresentazione del territorio, quindi è un percorso di avvicinamento a quella che è l'esaltazione diciamo, di un modello turistico, di enogastronomia, di enoturismo relativo sia al prodotto vino, che è un prodotto culturale e che attira tantissimo, ma soprattutto a tutto il paniere delle eccellenze agroalimentari. Esattamente così, cioè noi vorremmo portare il format, portare cantine che non siano anche calabresi in una location particolare, in un borgo oppure in un elemento diciamo, di grande riferimento a livello culturale. Questo consentirebbe, se vogliamo, la creazione, diciamo, l'apertura sia ai calabresi che devono visitare la Calabria, questo è un altro elemento importante perché spesso praticamente noi abbiamo difficoltà a promuovere diciamo, delle produzioni perché buona parte non li conosce, quindi c'è un'operazione che si sta facendo all'interno della regione e un'altra operazione che deve essere fatta all'esterno, ma credo, voglio dire, che un calabrese, anche un calabrese di ritorno, e a Merano ne abbiamo incontrati tantissimi, anche un calabrese di ritorno che trova una proposizione diciamo, del sistema calabrese diverso, credo che sia una cosa importante e su questo stiamo lavorando, e questo è il mandato che ci ha dato il Presidente Occhiuto e l'Assessore Gallo. Ulteriore importante missione della nostra regione in una kermesse nella quale non eravamo mai stati presenti. Il Merano Wine Festival è una manifestazione altamente brandizzata e lo si vede anche dal livello degli espositori ma anche dal livello delle personalità presenti, e credo che la nostra regione abbia fatto bene ad essere presente in questi giorni, sia perché i nostri vini e i nostri prodotti hanno meravigliato, è la Calabria che non si aspetta nessuno, perché noi lo sappiamo, portiamo in giro tanta qualità, sappiamo che i nostri vini sono fortemente cresciuti, che il nostro settore agroalimentare è fortemente cresciuto e soprattutto ha manifestato una grande ambizione, che è l'ambizione della qualità, quella che noi chiediamo ai nostri produttori e che oggi dobbiamo raccontare anche in giro. Non solo per la nostra regione, nella quale è necessario che si costruisca un sistema di consapevolezze, ma anche e soprattutto al di fuori dei confini regionali, per cambiare il racconto di una regione che si è stancata di essere ultima, di indossare sempre la maglia nera di ultima, di una regione che invece vuole risalire posizioni e vuole imporsi con grande orgoglio, con rispetto per tutti, ma con l'orgoglio e la consapevolezza di avere a disposizione armi importanti. Beh, questa è la grande novità, non si trasferirà al Sud il Merano Wine Festival, ma ci sarà. Beh, questa è la grande novità. Il Merano Wine Festival sarà in Calabria in una sessione per i vini del sud, probabilmente nella prossima primavera. Ci saranno tanti giornalisti di settore, ci saranno tanti buyer che verranno in Calabria per scoprire non solo le nostre cantine ma soprattutto il nostro territorio e fare in modo che questa combinazione fra territorio e prodotto del territorio sia un binomio vincente e possa costituire quel modello di sviluppo al quale noi ambiamo.